Nella scrittura di Sissa avviene una cosa emblematica, che consiste nel fatto che l'autore sembra invitare il lettore a fare l'esperienza di toccare fisicamente la mano che ha prodotto la scrittura, o, se preferite, la mano che, mossa dagli affetti, non disdegna di provare ad estenderli verso il piano delle affezioni. Qui il soggetto sensibile si offre direttamente al pasto della fruizione. Cosa da non sottovalutare e che potrebbe trovare dei parallelismi con la predisposizione che ha Maria Luisa Lezzali nell'invitare a toccare la scrittura altra in cui si immerge e di cui si fa portavoce, le numerose dediche che nel corso degli anni ha disseminato. Si vedano ad esempio la poesia dedicata ad Amelia Rosselli e un recente inedito dedicato a Patrizia Vicinelli. Così facendo, Lezzali si cala, per così dire, a peso morto nel registro dei possibili, anche attraversando le famiglie etimologiche della tensione: estensione, distensione, intensione, trazione, eccitazione, pressione, eccetera. E nelle opere dei nostri 10 autori è abbastanza agevole riscontrare processi commutativi che rinviano ad analogie con tali procedimenti, sia a livello formale sia concettuale. Per Assiri, forse, non vale l'estensione ma la distensione. Versi lunghi e prosodici in cui riesce a comunicare il vuoto e la mancanza, facendoli tracimare o debordare. Una prosa decisamente diversa da quella di Sissa, sia nelle intenzioni sia nello stile. Se Sissa cerca di ammaliare per sequenze e se Montali evoca una sorta di nuova catarsi per installazioni, Assiri sembra orientato a creare un flusso. Appunti per un falegname senza amici, edito da Lieto Colle nel 2013, è emblematico in tal senso. Ma attenzione, il flusso non è omogeneo. La sua esperienza pluridecennale gli consente di mettere a lavoro un dispositivo di interruzione. Come avviene ciò? È presto detto. Quando sembra che il verso debba continuare all'infinito il suo percorso asfittico, ecco che improvvisamente subentra una caduta. Questa caduta è sì un'interruzione, ma rappresenta anche una riapertura, o meglio, una ribattuta. Caratteristica, questa della ribattuta, che trova un precedente illustre in Pagliarani, ovvero in un nativo deterritorializzato, che possiamo riscontrare anche nella poetica di Lezzali. Scandagliando la sua ultima produzione, Tutto questo, edito da Punto a Capo nel 2018, è come se Lezzali invitasse il lettore a compiere una serie di verifiche sulla propria scrittura. Lezzali vuole che sia il lettore ad individuare le posizioni e le deposizioni di un testo che rinasce a ogni passo. Il peso, tanto decantato nella prefazione, non possiede o non dovrebbe possedere una sua giustezza, o tanto peggio un valore assoluto. Spetta al lettore riqualificarlo di volta in volta. Questa pratica si concretizza nell'invitare il lettore ad una sorta di degustazione. Ed è anche e soprattutto per questo che per Lezzali sarebbe opportuno parlare di un metodo sapidità. La sapidità di Lezzali parte da lontano, si nutre principalmente a livello sintagmatico di una crudeltà di fondo presentata attraverso una serie di realia di portiana memoria, secondo la definizione che ne dava Costi, cioè di termini oggetto o di immagini, ed è rappresentata attraverso un procedimento formale che non esiterei a definire scenico, ovvero scandito per successione di sequenze. Rispolverando un famoso passaggio ortodiano e quindi essenzialmente crudele, ci troviamo di fronte ad una scrittura che procede per tagli di aggiunte e quindi volutamente contraddittoria, o per meglio dire oppositiva. Ragionando in termini però paradigmatici, dobbiamo rilevare almeno un altro tipo di sapidità, desunta o
ispirata dall'epos micilliano e da quella fenomenologia associativa che è tipica della scrittura rosselliana. Tagli, aggiunte, associazioni e rovesciamenti sono queste le parole fulcro di un metodo che non esiterei a definire decisamente salato, pieno di gusto e salace, da un lato arguto e dall'altro lato che induce al godimento, così come accadeva ad esempio nella fase giovanile della sua scrittura con quel minotauro incandito che tra l'epico e l'evocativo sulla falsariga della nostra tanto decantata riconciliazione dei contrari stabiliva una connessione equivalente tra il vuoto della casa e la struttura labirintica della morte. Se il vuoto della casa, cioè la mancanza, può essere paragonato al pieno del labirinto, cioè all'eccedenza, possiamo comprendere perché a 30 anni di distanza da quella prima proposizione la sua scrittura metta a lavoro simultaneamente la compressione e la decompressione. Potrebbe sembrare una forzatura citare Ponge in questo contesto e nell'opera nello specifico, e a tal proposito vi riferirò la stessa, ma è una cosa, o meglio, un dispositivo che potrebbe essere attribuito a ragion veduta anche alla poetica di Vezzano. Mi sto riferendo a un passaggio di Ponge su Harp, dove parla di risonanza della ragione, raison de la raison, ed è un concetto che può essere traslato alla presenza letteraria sia di Sessa che di Vezzali, perché sono scritture che producono risonanza nella ragione di essere qui, nella loro immanenza, nella libertà assoluta con cui si rendono tutt'uno con la ragione. Ed è per questo, per la ragione d'essere presente a sé, si propaga la risonanza e quindi la produzione di energia. L'azione dell'emissione produce la reazione della ricezione. Del resto, porsi all'ascolto non è che questa corrispondenza biunivoca in cui propagare il rinvio. Maria Luisa Vezzali. Di stato, un transito, una dogana. Come si fa con i paesi quando si fruga la propria identità dentro la valigia e i cancelli elettronici non riconoscono i segni naturalissimi graffiati dal tempo sul volto. Ma i confini dentro gli occhi sono così fragili, si sbriciolano al minimo impatto con la vita. Noi siamo qui, fumi di fucina, poi particole gemmate dall'incendio. Non si cambia valuta, semplicemente non si spende, si è spesi. Chiudi gli occhi e ascolta l'assente. C'è solo il mare nascosto e la bestia biascica ciò che manca. Il fumo che sale sotto le palpebre, queste città che crollano sulla crosta vulcanica. Dovremmo essere stupendi, stupefatti all'incontro. I libri annegati nel mare nascosto, i patti ammollati nella schiuma. Dovremmo essere in estasi, onde, in loop incandescenti. Scribacchiando al buio, occhi chiusi, a lama estratta,
assorto radar dell'assente che bramisce. Ma in questo gomito di storia, il ventre molle, esposto, il trinciante contro il palmo aperto. Eolafia infissa nel gelo, da 100 anni o quasi, i suoi nastri bianchi come interferenze nel fango, c'erano e ci sono, pura feccia e resto, rimasuglio dell'esodo. Chiamala Laffi, nella temperatura della bocca, nella presa d'atto, che esiste il freddo, esistono i giorni, la morte esiste e la compassione, o semplicemente Islanda. Patrizia Vicinelli, 23 agosto 1943, 9 gennaio 1991, poeta bolognese. Ascolta l'assenza, teoria della percezione. Un cerchio di tempo è un calice. Ci cozza dentro il ferro della lingua, la sua luna, cresciuta a dismisura, e una volta cresciuta esplosa dalla laguna genitale, per tutte, nella gogna che prelude al canto, per me, maschera simultanea tremenda, inghiottita a fare sciame, niente di putrido, rigoglioso, senza sosta, ha omesso di toccare. Niente nel fondo ha toccato che non sia rivoltato in bellezza.